Buonasera ai nostri radioascoltatori su Spreaker e al pubblico del Quasi Quasi, terza puntata di Alla Burnic, una puntata ricca di contenuti. Io intanto inizio presentandovi gli ospiti di stasera. Innanzitutto alla mia destra c'è Claudio Cucciardi. Buonasera. E alla mia sinistra abbiamo Marco Bacci, che insieme a Emanuele Valentini, buonasera Giancarlo, buonasera agli amici ascoltatori, ci parleranno di come è andata questa tripla sfida di Fiorentina-Juventus. E introduco, diciamo, il tema dicendo quella che forse è la mia opinione: la Juve, insomma, nell'arco dei 180 minuti ha meritato di passare il turno. E nonostante la Fiorentina sia uscita a testa altissima, sei d'accordo Mario? Sì, pienamente d'accordo, perché purtroppo chiaramente in una diciamo doppia sfida, perché io considero più importanti due partite d'Europa, anche un'analisi proprio per andata e ritorno, perché poi la gara campionato era una gara completamente diversa anche a livello di testa, credo per entrambe le squadre, e purtroppo appunto in una tripla sfida, doppia sfida e hop, emerge chiaramente la squadra più forte, e questo si è visto bene, che la Juve era più forte anche a livello di squadra, a livello di singoli, soprattutto a livello di singoli, direi un episodio che può essere. Per quanto riguarda la Traiana, vittoria interna per 3-2 contro l'Olmo Ponte, con i gol di Urbani, Occhini e Bencivenni. E abbiamo qui il direttore sportivo Finocchi, buonasera, mi scuso insomma per averti fatto aspettare un po' più del previsto. Insomma, la stagione della Traiana si può definire positiva, alla luce insomma anche degli ultimi risultati, però forse dopo la vittoria al Brilli Peri vi aspettavate qualcosa di più dalla classifica? Aspettarsi di più della classifica per noi è abbastanza difficile, comunque l'obiettivo playoff è il massimo, ci eravamo posti fin dall'inizio. Diciamo che essendo stati tutto l'anno in posizione di vertice, quindi terzi, quarti, massimo quinti, l'obiettivo finale per queste tre partite vi aspettare a dire se la stagione è positiva o no, perché comunque ad oggi bisogna per forza arrivare all'obiettivo dei playoff. Nel momento in cui non arriviamo non la possiamo mettere del tutto positiva, mettiamola come stagione buona ma non positiva al 100%. In caso di playoff poi a quel punto andiamo a giocarceli, e comunque è un obiettivo di prestigio per una piccola società, e quindi sarebbe l'occasione per rappresentare un attimino il calcio della prima categoria, oltre che con il Montevarchi, comunque la squadra favorita che ad oggi sta facendo quello che era chiamata a fare, cioè vincere il campionato, e anche abbastanza legittimamente rispetto ai gironi d'andata e gironi di ritorno lo sta vincendo alla grande. E noi diciamo che si è avuto un po' di calo, e il calo che si è avuto non ci ha portato a essere subito a ridosso, e quindi... Allora è il momento della squadra che milita nella categoria più alta del calcio valdarnese, ossia il San Giovanni Valdarno. Abbiamo qui Lapo. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Lapo, e ti ringrazio anche te per essere stato qui presente. Sappiamo che sei molto esperto di San Giovanni in particolare, ma di tutto il calcio dilettantistico e della categoria, che ormai da 3 anni il San Giovanni Valdarno, sfortunatamente il San Giovanni Valdarno frequenta. Allora, oggi un'altra grande vittoria: da quando c'è Benedetti davvero il San Giovanni ha ingranato la marcia giusta, 2-1 a Campi Bisenzio con doppietta di De Gori. De Gori davvero un giocatore d'altra categoria, insomma. Questo campionato è stato un campionato strano già dalle prime giornate, ci sono state quantomeno nove capoliste differenti, e si sta decidendo, come gran parte degli addetti ai lavori avevano previsto, un testa a testa tra San Donato e San Giovanni, un campionato di scarso livello. Tipico anche dell'anno scorso, sì, questo testa a testa nel girone d'andata prima della rimonta della Colligiana. Dal 25 novembre la Colligiana non perse più, e quindi un campionato di un livello inferiore rispetto alla stagione scorsa. C'erano quantomeno 3-4 squadre con organico da Serie D e giocatori di un livello altissimo. Da quando è arrivato Benedetti è stato un po', secondo me, la chiave di volta della stagione della Sangio, perché ha comunque superato il filotto di Coppi della stagione scorsa, con 6, è stata 7 oggi con la vittoria a Campi.
soprattutto facendo una cosa semplice, rimettendo De Gori al suo posto, cioè al posto dietro le punte. Dietro le punte, sì, trequartista fra le lunghe. Nessun giocatore in questa categoria possa giocare con lui. E ha 16 gol e ha 5 gol da Baiano nella classifica marcatori tutti i tempi, oggi è arrivato a 34 gol. Quindi è veramente... Sì, sì, un grandissimo giocatore. E Lafos, fra tre quarti d'ora si parte. Una MotoGP rivoluzionata dal regolamento, veramente ci sono 10 piloti in 6 decimi e la pole se l'è riaggiudicata però sempre la solita bestia Marc Marquez. Sì, ciao Giancarlo, riparte finalmente la MotoGP con la prima tappa in Qatar. A sorpresa davvero, pole di Marc Marquez, ormai a sorpresa perché... Era Espargaró il favorito. Era Espargaró che ha combinato un disastro proprio sul più bello, andando in terra per ben due volte con la moto. E Marc Marquez, perché comunque non è al 100% ancora fisicamente, ha una caviglia gonfia che appunto gli potrà dare dei problemi in gara sulla durata. Insomma, poi comunque era stato nascosto anche durante un po' le prove libere, non era mai riuscito ad andare davanti e invece quando conta è subito balzato in testa. Sì, ha trovato un gran tempo approfittando anche della doppia caduta di Alex Espargaró. Sì. E che è il passo forse più interessante, vero? Dando un'occhiata anche ai tempi del warm up, a sorpresa il nostro Andrea Iannone. Sì, anche miglior tempo. Anche Iannone, appunto, durante il warm up sono venuto a sapere, Iannone parte undicesimo, sono venuto a sapere che proprio sull'ultimo giro, quando stava per fare il tempo, ha avuto un problema al motore tratto finale del circuito e ha dovuto abortire il giro, altrimenti sarebbe potuto partire molto più avanti. Sì, sì, certamente.